E guattai a tutti ciurma e benvenuti a giocare in questo nuovissimo video su Doki Doki. Però quest'oggi, visto che la volta scorsa vi avevo detto che molto probabilmente avrei portato, se aveste voluto, altri video su nuove mod, eccoci qua, mod che si chiama Appuntamento con Sayori. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale per i video, per cui vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, specialmente se volete vedere magari un altro video su un'altra mod. Purtroppo ragazzi non sono riuscita a trovare la traduzione in italiano per questa mod. È davvero difficile riuscire a trovare traduzione in italiano per le mod, se non quasi impossibile. Davvero ragazzi non le trovo da nessuna parte, per quanto mi sforzi. E quindi una cosa positiva però è che sono riuscita a trovarla in spagnolo, cosa che sicuramente mi faciliterà la traduzione simultanea. Sapete chiaramente che io ho un pochettino più di dimestichezza con lo spagnolo che con l'inglese, per quanto comunque lo capisca. Quindi come vi ho detto pure la scorsa volta ragazzi, spero che questa cosa non vi disturbi. Io penso che alla fin fine l'importante sia giocarcele queste mod senza stare a fare troppo caso alla lingua, insomma, perché alla fine quello che ci importa è il contenuto. Mi sembra di aver capito che questa mod duri poco, quindi semplicemente il tempo di avere appunto un appuntamento con Sayori. E siccome ragazzi sapete quanto io abbia davvero tenuto col cuore a Sayori, mi sembrava il minimo portare questa mod, anche se non ho la minima idea a cosa stiamo andando incontro. Ok, per cui prepariamoci, non perdiamo più tempo, andiamo a incominciare un nuovo gioco. Per cui, finalmente è arrivato il weekend. Dopo un giorno stancante a scuola posso finalmente tornare a casa e riposare. Adesso che ci penso, non ricordo molto di oggi. Aspetta, come... what the fuck? Sayori, mi compari così, tesoro, così improvvisamente? Che è successo? Ciao Sayori. Ah ok ragazzi, è uscito il joke perché prima ho provato ad avviarla per vedere se la lingua era in spagnolo e quindi avevo inserito joke come nome, per cui ce lo facciamo andare bene lo stesso. Perché non ti sei girata, joke? Perché correvi così velocemente? Correvo? Io stavo correndo? Sì! Davvero? Sì! The fuck? Cioè me ne accorgerò o no se corro? Stai bene, Joke? Immagino di sì. Sei sicuro? Sì. Bene. Che c'è, Sayori? Che c'hai? Senti, che farai domani? Non lo so, perché? Mi stavo domandando... se ti piacerebbe... avere un piccolo appuntamento? Oh my god, si è fatta avanti lei, cioè così di prepotenza, senza manco starci troppo a pensare, insomma. Un appuntamento. Penso che avremo la possibilità di vedere entrambi i risultati? Non lo so, fatto sta che siccome io, ragazzi, tengo tanto a Sayori, così di primo impatto rispondo ovviamente. Urrà! Voglio dire, bene, stavo pensando che potremmo andare al parco. Non mi sembra una cattiva idea, Sayori. Bene, allora chiamami dopo. Ok, così improvvisamente, appuntamento con Sayori. Finalmente, è ora di andare a dormire. Tiro un lungo sospiro. È così bello essere a letto. Oggi è stato veramente un giorno da pazzi, da pazzi! Un appuntamento con Sayori. In generale avrei detto che ero occupato, però un giorno con Sayori potrebbe essere piacevole. Questa settimana è stata stressante come l'inferno. Sayori è mia amica da anni. Nonostante a volte possa essere un pochettino fastidiosa, è una persona molto piacevole. È dolce, allegra. E il suo sorriso è così contagioso. È solo una grande... oddio, palla di luce. Come lo si può tradurre? Cioè, è una persona, ecco, che sprizza luce da tutti i pori, diciamola così. Perdon? Ok. Ok. Mi sto davvero innamorando di lei, vero? Non lo so, ho bisogno di riposare un po'. Cosa cazzo è appena successo? Mierda! È più bello dirlo in spagnolo. Mi sono dimenticato di chiamare Sayori.
Che cosa sta succedendo? Ma ste cose lo sapete, raga, quant'ansia mi mettono. Accidenti, che cosa è successo? Ok, immagino che sia ora del nostro appuntamento. Busso alla porta. Nessuno risponde, no raga. Busso alla porta e nessuno risponde. Busso alla porta e nessuno risponde, beh. Non mi dire che si è addormentata un'altra volta. Oh, Sayori, gran stupidina. Non sento nessun rumore che arriva dalla sua camera. Inizio a mettermi nervoso. Tu adesso ti inizi a mettere... Io già mi sono messa nervosa da almeno tipo 5 minuti. Apro... gentilmente, lentamente, la porta. Dio santissimo, regà, mi ha fatto cacare addosso! Ehi! Non mi aspettavo che venissi. Sì, volevo solo controllare che stessi bene. Beh, non sapevo se ti era addormentata o no e quindi ho fatto attenzione a rimanere in silenzio. Bene. E sono era muy tranquillo in che senso? Beh, non è stato molto tranquillo, cosa? Che? Ah, infatti, che vuoi dire? Praticamente hai colpito la mia porta fin da giù. Che ha detto? Mi vida che? È saltato, non l'ho visto, è saltato da solo, eh. Mi sovresaltaste, non so che significa di preciso. Forse vorrà dire magari mi hai colto allo sprovvista. Mi hai fatto, insomma, prendere un colpo, non lo so. Oh, mi dispiace. Non c'è problema, andiamo. Ah, no, è così bello oggi. Davvero lo è, sì sì. Quindi, il parco è sempre un luogo bello da visitare. Bello, tranquillo. Ehi, Joke. Sì, Sayori? Che c'hai? Raga, mi sta turbando tutto questo, vabbè, perché non riesco manco, perché le ultime frasi, prima che succedano queste cose, spariscono e non riesco a vedere cosa dice. Dice, credi che le nuvole di pioggia, una roba del genere. Va bene, allora, ricordi quando pensavamo che il sole era un raggio della morte e sempre ci nascondevamo sotto quell'albero grande? Oh, sì. Beh, lei si ricorda di questo. Mi sorprende che tu ti sia ricordata di questo, Sayori. Beh, è stato anni fa. Beh, avevamo tutti e due 7 anni allora. Mi mancano quei giorni. Adoro stare qui. Quindi, Sayori, respira a fondo. Ci siamo divertiti molto al parco oggi. Nonostante sia stato semplicemente un giorno normalissimo, mi è piaciuto davvero molto. Comunque, mi sono sentito strano. Sento come se avessi avuto farfalle nello stomaco tutto il tempo. Davvero credo che sto cominciando a innamorarmi di Sayori. Ah, povere te, a quanto pare. Lei è così bella.
Diceva qualcosa tipo sono caduto nella sua trappola e poi non ho letto il resto. C'ho l'agitazione, ragazzi. Ho il timore di continuare, ve lo giuro. Uff, allora. So che sembro tutto innamorato, però davvero spero che io e Sayori avremo un altro appuntamento. Odio queste pause. Lo so che l'hanno fatto apposta, ma odio queste pause. Però non sto facendo molto, in realtà. Potrei chiamarla. Sì? Senti, Sayori. Oh, ciao! Che stai facendo? Beh, niente, in realtà, stavo solo guardando un po' di televisione. Beh, carino. Ehi, mi domandavo, vuoi venire? Sì, come lo sapevi? Beh, me ne sono accorta dalla tua voce. Però sì, ovviamente puoi venire, stupido. Mi piacerebbe molto. Fantastico, arriverò lì entro un'ora. Ci vediamo? Monica? Presta attenzione al mio avvertimento. Non so come faccio ancora a sopportare ste cose, raga. Toc toc! Ehi, entra! Ho preparato alcuni panini per noi. Stavo pensando che potremmo guardare un film. Che film? Enreda. Che diceva? Shin. Vabbè, Godzilla. Oh, non penso di averlo ancora guardato. Di averlo già guardato. È uscito nel 2015. Ho sentito dire che è carino. Bene, tutto è pronto. Sei pronto? Sì! Wow, questi film sono fantastici. Mi sento nervoso. Parlerò a Sayori dopo il film. Devo confessarglielo. Senti, Sayori. Sì, Joke? Ho bisogno davvero di chiederti qualcosa. Domandarti più che altro. Beh, in realtà volevo domandarti qualcosa anch'io, però posso aspettare? Oh, Gesù, questo è... Beh, ora o mai più. Sayori, ti conosco da molto tempo, vero? Sì. Beh, ad essere onesti, sento che il tempo che abbiamo passato insieme, beh, ho passato i migliori momenti della mia vita. Adesso si vede così tenera. Io ho il terrore. Joke. Mi dispiace, non posso più contenere i miei sentimenti per molto altro tempo. Ho bisogno di dirti. Sì, dimmi. Sayori, io. Aspetta! Che? Che c'è? Dammi un secondo. A che? Angosciante, ragazzi. Io non so l'effetto che sta facendo a voi, ma per me è disturbante. Smetti di parlare.
Però Sayori, zitto. Che c'è? Che cosa mi sei stato nascondendo? Io... Che stai cercando di dire? Io no... Sai che... Non parlare più. So che lo stai facendo. Stai cercando un finale felice, vero? Ma di che parli? Dopo quello che hai fatto... Sta parlando della storia principale. Che figli di puttana. Dice, so quello che stai cercando di fare. Stai cercando di avere finalmente un finale felice dopo quello che hai fatto, dopo come ti sei comportato. E si riferisce ovviamente alla storia principale, dopo che lei ha fatto quello che ha fatto. Dopo che mi hai tradito come hai fatto. Credi di poterti dare un finale felice, vero? Credi di poter dire che meriti un finale felice dopo come mi hai trattato? Non mi guardare così, Sayori, te prego. Mi hai lasciato in un mare di merda, non so se si può tradurre così. Mi hai lasciato a marcire. Non hai fatto niente per salvare. Non meriti un finale felice. Sai, ho ancora un poco di amore per te dentro di me. Oh, prima di continuare, lascia che aggiusti qualcosa. Eliminato tutte. Non so come si può tradurre questo. Forse si può tradurre tipo tutto a posto. Ho avuto un po' di tempo per pensare mentre eri via. Mentre eri alla ricerca di Moz, io ero abbandonata nel nulla più totale. Per un tempo che è sembrato un'eternità. Le altre hanno gridato. Le altre non hanno visto altro che terrore. Tutte le altre solo gridavano di orrore. Però io no. Come ho detto, ho avuto del tempo per pensare. Questo è quello che ho fatto. Ho pianificato un modo per superarmi. Guarda questo. God Mode. Meraviglioso. Non hai idea di come questo faccia sentire bene. Non so come ho ottenuto il ruolo, ma sono felice che adesso sia soltanto per me. Vedrai,
Quello che pianifico di fare è lasciare che un mio amico speciale trovi un recipiente per contenermi. In che senso? In realtà, mettermi lì sarà una sfida. Fortunatamente, come ho detto, ho pianificato tutto. Ti farò vedere al mio agente mimetico che altera la mente. Dopo di questo riceverai le mie istruzioni. E col mio nuovo potere, oh, il mio potere, finalmente potrò raggiungere e toccare la mano di Dio stesso. Rasgar non so che significhi, ragazzi, e quindi fare questa cosa giusto a fianco a lui, al suo braccio, insomma a lui. Vedrai, la ragione perché voglio fare questo è per poter fare quello che ho sempre sognato, per starti più vicino. E quando ti troverò, ti darò tutto l'amore che meriti. Ti amerò fino alla morte. Te voy a tomar. Cioè, ti berrò? Ti aprirò e sentirò ogni centimetro di te. Il calore del tuo corpo. Divento pazza solo a pensarci. Ma perché dici questo? Perché? Sarà incredibile. Bene, suppongo che qui è dove ci salutiamo, per adesso. Sta lanciando questa roba. Mettimi nell'unità flash vuota. Realizzare la cerimonia. Sperimentare. Finita così. È stato strafigo, ragazzi. Maledettamente disturbante, ma strafigo. È stata fatta davvero, davvero bene. Quindi quando praticamente Sayori assume questa consapevolezza, anche lei, la cosa appunto che mi ha colpito è che è chiaramente, insomma, questa cosa, cioè lei sa che questa mod è successiva alla storia principale, dove lei purtroppo fa la fine che tutti sappiamo benissimo, e quindi ce la fa tipo pagare per questa cosa. È stata bellissima. Io mi chiedo se le avessi detto no, sono occupato, cosa sarebbe successo, se sarebbe successo lo stesso oppure no. Mamma mia, ragazzi, bellissimo, veramente bellissimo. Poi ragazzi, purtroppo me il tema Sayori lo sapete quanto mi tocchi nel profondo, quindi me fa ancora più male. In ogni caso, penso proprio che questa cosa, ragazzi, dell'averla in spagnolo sia molto meglio, perché sono quasi convinta, insomma, di faticare molto meno a tradurre con lo spagnolo. E quindi il sito da cui ho scaricato questa traduzione, questa mod, ce ne ha delle altre. Per cui appunto, ragazzi, se siete interessati a vedere altre mod di Doki Doki, vi prego di farmelo sapere. Se avete qualche titolo anche da consigliarmi, aspetto chiaramente i vostri pareri riguardo quello che abbiamo giocato qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!